ci sono voluti ben 16 anni ed una campagna Kickstarter per riavere Tex fra noi. Ne sarà valsa la pena? Scopriamolo insieme. Nel tempo di Tex, di anni ne sono passati 7 da Overseer, e Tex sembra essere molto cambiato, più cinico, più duro, pesantemente disilluso. Non abbiamo però molto tempo per conoscerlo, neanche il tempo di rientrare in ufficio, che Tex venne tramortito, risvegliandosi tempo dopo colpito da una strana amnesia che ha di fatto cancellato dalla sua mente gli ultimi 7 anni. Parlando con i vecchi amici, scopre l'uomo che era diventato e decide di indagare. Cosa lo ha portato al cambiamento? Cosa ne è stato di Chelsea? Come è collegato tutto questo a Nikola Tesla, geniale scienziato scomparso nel 1943? A questo e ad altri misteri dovremo trovare una risposta. Una trama ben curata che ci accompagna nel corso del gioco, mantenendo sempre viva l'attenzione. L'unico appunto che li può essere mosso è di essere leggermente mal distribuita. Ci saranno momenti fin troppo calmi, ed altri invece ci daranno fin troppe informazioni tutte insieme, con il rischio di non riuscire ad elaborarle e di perdersi qualcosa. È inoltre doveroso mettere in chiaro che, se non si è giocato almeno Under a Killing Moon, The Pandora Directive, ma soprattutto Overseer, buona parte della storia risulterà incomprensibile. Come ultima nota, aggiungo che nel corso dell'avventura dovremo prendere alcune decisioni ed in base ad esse avremo accesso ad informazioni diverse. I finali possibili sono ben 5. Per quanto riguarda invece i personaggi, tra cui alcuni graditi ritorni, sono per lo più funzionali alla storia, ma alcuni hanno anche una buona caratterizzazione, pur non essendo molto approfonditi. Tesla Effect è pensato per i fan storici della saga e soprattutto gli enigmi sono specchio di questa decisione. Il gioco propone un mix fatto di esplorazione dell'ambiente tridimensionale con un comodo connubio mouse e tastiera simile ad uno sparatutto, dialoghi con i personaggi necessari per proseguire, utilizzo e combinazione degli oggetti dell'inventario e puzzle. Prendiamoci del tempo per analizzarli per bene. L'esplorazione deve essere meticolosa, in quanto spesso gli oggetti da raccogliere sono ben nascosti, con conseguente pixel hunting. Per fortuna, una torcia attivabile a piacere ci aiuterà ad esplorare anche gli ambienti più bui. I dialoghi sono gestiti invece tramite la storica classificazione in argomenti, tranne quei casi in cui potremo decidere solo il tono da tenere durante la conversazione. I puzzle sono di vario tipo, alcuni classici, altri ispirati, altri meno, talvolta perfino frustranti. Sono presenti alcune sequenze pseudo-stealth, onestamente poco riuscite, ma che però hanno da sempre fatto parte della serie. Il gioco salva automaticamente, quindi, in caso di morte, ci ritroveremo a poco prima del tragico evento. Per ultimi, una serie di fumetti, la cui raccolta non è fondamentale per portare avanti il gioco. Se prima ho parlato di frustrazione, è doveroso dire che all'inizio del gioco ci viene chiesto di scegliere tra due livelli di difficoltà. Uno, per principianti, ci fornirà alcuni aiuti extra, come la possibilità di saltare i puzzle più difficili. La torcia, inoltre, metterà in risalto gli oggetti importanti, semplificando l'esplorazione. Nel secondo livello di difficoltà non avremo invece nessun tipo di aiuto. È ovvio quindi che la longevità varierà molto in base al livello di difficoltà scelto e alla nostra abilità. Volendo dare una stima dei tempi, mi sento di indicarla tra le 10 e le 15 ore. Considerando il budget modesto, Tesla Effect non fa una brutta figura. Certo, la grafica 3D risulta abbastanza povera di poligoni e le texture sono a livelli di diversi anni fa. Nell'insieme però si difende discretamente, grazie soprattutto all'illuminazione e allo stile adottato, carenti invece le animazioni, talvolta completamente assenti. Discorso diverso invece per i filmati in full motion video di altissima qualità. Dimenticatevi i pixel dei giochi precedenti, qui siamo su un altro pianeta. Una nota a parte per la recitazione, volutamente esagerata e sopra le righe, generalmente buona nonostante qualche caso di paresi facciale. Chris Taylor è invece perfettamente a suo agio, nonostante gli anni.
Le musiche sono molto buone, sempre con quel gradevole retrogusto noir che ci ha accompagnato fin da Under a Killing Moon. Nella norma gli effetti sonori. Il gioco è sottotitolato in italiano e sebbene la traduzione lasci un po' a desiderare, permette comunque a chi non mastica l'inglese di seguire la storia senza problemi. Tesla Effect è un gioco che si rivolge esclusivamente ai fan storici della serie e non fa nulla per nasconderlo. Chi volesse quindi avvicinarsi ad esso, senza la dovuta preparazione, potrebbe quindi trovarlo antiquato, a tratti frustrante e perfino bruttino da vedere. Gli altri, a cui questa recensione si rivolge, si sentiranno fin da subito a casa, con quella magica atmosfera che ci ha sempre fatto passare sopra i difetti che la serie ha sempre avuto.